Muay Thai, eccoci qua. Buongiorno, abbiamo appena finito l'allenamento. Siamo qua con questi due italiani, qua italianaschi. E oggi l'argomento di oggi è i cocchi di mamma che vengono dall'Italia e invece gli spacconi, i duroni, quelli che minchia, io vado in Thailandia, mangio gli scarafaggi come loro, faccio come loro, mi alleno come loro, diventerò come Buacao, io non, magari. Allora, cosa succede, no? Succede che c'è un sacco di gente ancora, nonostante ho fatto già un video, dovreste averlo visto, chi mi segue, il video su Inak Mai, in cui ho già spiegato la vita di Inak Mai, abbiamo fatto parlare Carlos, Mattias, eccetera, per dire che tutti quelli che dicono minchia che culo che hanno, Mattias, Carlos, Ignasi, quelli che vivono lì perché loro fanno solo quello, io devo andare a lavorare. Magari potessi, e io vi ho già detto, vi ho fatto parlare loro, vi ho già detto, ragazzi, guardate che questa è una vita di merda. Non, pensate che è facile dire, magari avessi l'opportunità. E allora oggi vi faccio parlare qualcuno che ha provato, ma seriamente, un po' di mesi, non quelli come si vede su Facebook che mettono Thailandia, spacchiamo, questa no, 7 giorni, 4 li passano a mignotte, 3 fanno 3 round di pow nei camp thailandesi dove gli fanno you Mamma good, mia. you very good, my friend, e poi li mandano al sacco dove si raccontano l'uno con l'altro della chiavata del giorno prima che hanno fatto a mignotte. Quello, e però Facebook mettono Supera la Thailandia, Malesia, vai. Thailandia, supera la Thailandia, state 6 mesi, state 4 mesi, fate un match ogni 3 settimane, e allora fate Thailandia. E soprattutto andate in un camp, con questo non sto dicendo venite da noi, ma andate in un camp dove non ci sono le mignotte attorno, dove comunque se alle 9 anche vuoi uscire, sbatti la testa e trovi solo un 7-Eleven e basta. Non andate nei posti dove avete più distrazioni che altro, che perché poi tanto è inutile che contate le minchiate, perché tanto finite tutti, però discoteca o cosa, l'altra, poi se vai in quei posti lì ci finisci dentro, se no vuol dire che hai una forza di volontà che diventi Buacao, più di Buacao, diventi... Chiunque, perché ovviamente se stai in un posto dove esci pieno di mignotte, pieno di divertimento, riesci anche a non farti coinvolgere, devi avere una forza di volontà che poi non ti ferma più nessuno. Noi, che sappiamo di avere delle debolezze, esseri umani, ci siamo scelti un camp immerso in mezzo alla natura, dove non ci sono distrazioni, eccetera, eccetera. Però, bando alle ciance, facciamo parlare Iron Mike, che è praticamente qui da quanto? Siamo quasi 2 mesi, Quasi due manca una mesi, ed è 2 mesi settimana. che mi spacca la minchia, che gli manca la mamma, gli manca la lasagna, gli manca la figa, gli manca questo, gli manca l'altro, però si è fatto già 2 match e adesso siamo in Del previsione e già terzo. abbiamo il terzo match che è un match importante. Allora, parla tu sinceramente, seriamente di questa esperienza, soprattutto del fatto di dire come è facile dire quando mi scrivi vengo, robè, faccio e poi com'è fa quando lo Realmente, fai, certo. capito la verità? Allora, prima cosa, comunque questo non è il primo viaggio che faccio, perché comunque se ero venuto qua 2 mesi probabilmente, se non avevo provato le altre esperienze, non ci sarei stato probabilmente più di qualche settimana, ma comunque qua è veramente dura, che comunque ogni mattina alle 5 e mezza c'è la sveglia, svegliarsi, uscire fuori, vedere che ancora è buio, sì, uno dice lo faccio anche in Italia, però comunque in Italia magari c'hai le cose tue, c'hai il tuo letto, tutte le tue esigenze comunque vengono, diciamo, soddisfatte dal tuo essere che è intorno. Invece qui è tutto diverso, la temperatura, il cibo, l'acqua, e non è facile comunque entrare in una mentalità così diversa. E quello è il primo impatto. Comunque poi ti alleni le prime 3 ore la mattina ed è dura. E arrivi a pranzo, ti riposi un pochino, alle 3 si rinizia. Non è che dici, ah, ho fatto la mattina e adesso vado a fare la passeggiata a Bangkok a vedere i templi. No, cioè se vieni qua per allenarti è per allenarti, quindi alle 3 si riallena fino alle 6, 6 e mezza. E non è facile, anzi, è proprio difficile. Comunque uno abituato in Italia, io magari ho altri tipi di orari e magari decido io come allenarmi, e è un po' diverso che sta qui e Però a il punto determinare. che la gente vuole sapere è quando dicono adesso ci sarà qualcuno che vende, dice guarda sto coglione, magari potessi io, lui ha la Potessi, fortuna di no, questa cosa certo. qui, devi dire, anche tu l'hai pensata quando eri lì, perché Chiaro, no, dicevi, io visto da non vedo lì, l'ora, sì, certo, sono a palla. Poi poi quando normale, sei qui, tutti i 5 minuti mi tutto dice basta cambia. roba, questo non lo voglio fare, non ce la faccio più, sono morto, ho male qua, ho male là, mi gira la testa, però Perché bisogna... per parecchie persone qui è un gioco, un divertimento.
Poi in Italia abbiamo una mentalità proprio chiusa da questo punto di vista. Magari alcuni penseranno proprio, ma se non tutti, ah, andato là, è andato a divertirsi. Ma invece non è proprio, è proprio il contrario, anzi. Vorrei far provare solamente un quarto di quello che abbiamo passato noi, in questa avventura, a tante persone. Vieni qua e provate determinate cose sulla pelle propria e secondo me tanti pensieri cambierebbero. Ma non, cioè, venite e provate, questo è il consiglio che vi posso dire, perché tanti li vedo, oddio, sto arrivando, vengo, Thailandia, andiamo. Poi seguite il consiglio di Michele, biglietto aperto. Biglietto aperto. Doveva fare tre di mesi, stanno fare... no. È già cambiato la data. Quindi li vedo tanti, ah, vacanza, mi alleno tutti i giorni, bam bam. Poi stanno magari due settimane, ne ho visti tanti che nell'arco di questi due mesi sono arrivati e sono già partiti, mentre io, cavolo, ero già arrivato e ancora devo partire. E poi vedendo le foto dico, ma come, io sto qui tutto il giorno, tutti i giorni, finisco ad allenarmi che non riesco a magari andare a piano una cosa al bar, perché comunque a parte che ce ne so pochi qui, ma che sono stanco proprio. Sì, ma bar, definisci il bar, perché chi vede, no, è andato a Pattaya, è andato a Phuket, è andato, cioè, a Samarui, bar, pensa al bar con le tipe col perizoma, no. Che ti portano il cocktail mentre rullano il culo, qua c'è il bar con Popec. Con una cicciona che ti dice che vuoi, va a fa il culo, prendi il caffè e rompere i coglioni. È questo, è proprio che... Cioè io non, personalmente non ci riesco a uscire la sera, perché sono stanco. Comunque è come, cioè uno lo può vedere come un divertimento, ma io per esempio lo vedo più come un lavoro proprio. Che comunque fai quelle 3 ore la mattina e quelle 3 ore il pomeriggio. Sono 6 ore alla fine. Poi comprese, comunque ti devi riposare, ti devi mangiare, perché sennò non ce la fai. Quindi quelli che pensano, soprattutto adesso... Tu lo puoi dire con un sensato. Certo, quello provo. Se pensano Mattias, Carlo, quelli che lo fanno tutto l'anno, sempre, vita. E pensano fortunati. Sono fortunati, sì, è vero, magari, però cazzo ragazzi, pensate che è un lavoro. E loro, questa gente qua si spacca il culo tutto l'anno e c'ha impegni tutto l'anno e non può neanche dire di no tante volte, no. Anche se c'ha dei problemi, perché promotor ti mette, devi combattere, punto e per basta. Forza. E poi per una somma che... Sfortunatamente la Muay Thai non è che ripaga così tanto. Vabbè, questo c'è da dire, che le somme che si prendono qua rispetto agli stipendi di qua sono comunque, ti permettono di vivere, campare, non di arricchirti. Certo. Perché ovviamente magari i 500 euro presi qua possono sembrare pochi, ma in Italia 500 euro sono 500 euro, qua 500 euro sono lo stipendio di impiegato. Quindi ci vivi ben, abbastanza benino. Ci vivi bene. Però l'impiegato sta seduto, qui prende il bastonate. L'impiegato sta seduto. No, ma in Italia sto dicendo, stecco, c'è gente che combatte per 200-300 euro, ma 200-300 euro in Italia sono una minchia. No, niente. Mentre invece qua quando prendi 300 euro già comunque un mese ce lo fa lo stipendio di un operaio, capito? Quindi vuol dire... ci campi, perché comunque qua ci campi, con 300 euro in Italia non ci campi, o perlomeno, io non lo so, io non vivo in Italia, ma so che no, i costi sono un po' diversi. Poi, ovvio che se vivi a Bangkok, esci tutte le sere, vuoi andare a mangiare italiano, eccetera, è normale che, ma se vivi normalmente, come si vive in Thailandia, ci puoi campare. Detto questo, quali sono, racconta, per chi ci ascolta, quali sono... le cose vere che ti mancano, dimmi le cazzate che mi dici tutti i giorni, la lasagna, la mamma che ti porta il caffè, la cucina italiana prima cosa, che comunque tu puoi andare a mangiare italiano qui ma non sarà mai come l'italiano che tu mangi in Italia, ma questo è come se vai in Italia a provare il thailandese, non sarà mai come il thailandese che mangi qua. Che ti manca? Di la cucina, la ragazza, la cucina, la famiglia, gli amici, la città, che comunque la mia città per me è importantissima, comunque le vie dove esco tutte le sere, gli amici che incontro tutte le sere in giro per la città, manca quelle cose che comunque quando sono partito dicevo, oh, finalmente esco un po' dalla monotonia, però poi quando sto qua dico, cavolo, quanto mi manca quella monotonia. Però adesso facciamo un'altra discussione, però poi cosa succede? Lui non è la prima volta che viene, no. E tutte le volte dice non vengo più, perché è troppo duro, però tutte le volte torna. Quindi cos'è che ti dà questa soddisfazione, questa cosa? Cos'è che ti dà la motivazione per dire vaffanculo, rifaccio, ritorno? Probabilmente quello che vedo qua nella Muay Thai è quello che non riesco a vedere in Italia quando parlo di Muay Thai. Che comunque un esempio che ti posso fare, quando in Italia faccio un incontro, poi magari vado al bar per prendere un cornetto la sera, che magari sono le 2 del mattino per festeggiare, vado a piambare il cornetto con la Nutella. Magari entro al bar, una mattina mi è successo, com'è andata la partita? E io, cioè,
com'è andata la partita. Cioè, ci sono rimasto un po' male, che dico, cavolo, com'è andata la partita, che significa? Invece vengo qua, comunque faccio l'incontro. Toi già lo sa, ti ha visto. Capisco proprio che qui è una questione di vita. Non l'hai ancora vissuto bene. Vedrai adesso che combatti in televisione, tornerai a Chakapong e tutti sanno cosa hai fatto. Dovevi far così, dovevi mettere lì. Dovunque, quella della frutta, quella di quelli che ti vendono la frutta davanti a sé. Mm-hmm. Quelli seguono tutti i nostri match. Arrivi, già sanno tutto. Sanno più di te del match che hai fatto, cosa hai sbagliato, dove hai fatto. È una mentalità diversa proprio. Vabbè, è lo sport nazionale, quindi è normale. È lo sport nazionale. E se giocassi a pallone in Italia sarebbe la stessa cosa. Infatti, un'altra cosa con noi. Dato quando la sera magari stiamo andando a cena, magari è domenica, tu vedi tutte le case, il televisore, che comunque sono case ovviamente aperte, si vede il televisore, vedi che stanno guardando cosa? Muay Thai, incontri in televisione, è come se in Italia stessero guardando le partite di calcio. Poi anche motivante. Sì, no, certo. Molto. Anche Stecco, visto che si è messo nel video per i cazzi suoi, non l'avevamo chiamato, no? Però ha fatto, sai, quell'italiano che si butta dentro. E anche lui aveva deciso di andare via, e anche lui 3 giorni che si lamentano. Non ce la faccio più, sono morto, 3 mesi, 4 mesi. E adesso aveva deciso di andare via 19, adesso mi ha chiamato il promoter, probabilmente combatterà o il 20, 21, 22. Alla fine resta, no? È nata cosa. Cos'è che ti dà? Cosa ti fa la leva di fare? A parte il fatto lui che è arrivato qua che non si poteva guardare, arriva dall'MMA, guidava il motorino così e l'abbiamo messo a posto. Adesso onestamente sono una soddisfazione perché calcia bene, calcia forte. C'è ancora qualche retaggio di sta cazzo di MMA, ce l'ha. Per carità, poi nell'MMA magari era pure impostato bene, io non lo so, non capisco un cazzo di MMA, però per la Muay Thai era impostato male e l'abbiamo rimesso su. Il calci ora c'ha delle belle bombe, oggi ha fatto visto un paio di scambi con Ignasi, il calcio sinistro, belle cose, e quindi ha fatto già anche un match, l'ha vinto per KO, si è tolto anche una bella soddisfazione perché comunque ha fatto con un thailandese che è salito su per picchiarlo, non per guardarlo, e di conseguenza... Cos'è? Cioè, anche lui ha avuto un calo di motivazione. Voglio che racconti lui dal calo di motivazione come ha fatto a riprendersi. Perché si è ripreso e che cosa si aspetta da questo prossimo match? Allora, sicuramente mi ha ripreso molto anche proprio l'ambiente alla palestra. Vedere che tutti comunque hanno i loro cali, poi si riprendono, combattono, vincono. Gente che comunque sia sputa il sangue molto più di me. E il fatto che comunque sia in Italia non riuscivo a ottenere quello che ho ottenuto qua, magari volevo far combattere, però un po' la paura, un po' le cose, invece qui arrivi, sembra così normale, così naturale che ti viene voglia, come è venuta voglia Ilan, come viene la voglia chiunque viene qua, anche io che non ero venuto con l'intento di combattere, poi alla fine l'ho fatto e anzi adesso vorrei preparare il secondo. Grazie molto Roberto che mi ha sostenuto. Lo dice qua, in genere mi manda a fanculo tutti i minuti. Rotti coglioni, basta, non ce la faccio di più. Così, ci fai. Mi stai massacrando, mi stai uccidendo. Però ho ottenuto molti più risultati qui in questo poco tempo, poco tempo. Però che in tanti anni in Italia e sono contento. Adesso sì, ho avuto il mio momento di calo che... sembra sia insomma normale, sembra ripartire e niente, spero di poter dare ancora il massimo. Consiglio ai ragazzi di venire a provare, sicuramente non è una cazzata perché sembra, cioè se dovessi fare un paragone lavorare in miniera, cioè devi proprio sputare il sangue tutti i giorni. Io una cosa per esempio che ho capito poi dai primi anni adesso, uno magari viene qua pensa di trovare l'oro. Poi in realtà vieni qui, sì, è la cosa più bella perché comunque vieni a fare quello che ti piace fare, però è faticoso e comunque dici oddio, è bellissimo, diventa oddio, è oppressiva anche come cosa, comunque è sempre allenamento tosto, duro, e non è facile. Io dico provate. Perché l'allenamento che facciamo qua, per capirci con chi ascolterà che non è di questo settore, può chiedere a chi fa altri sport, è un allenamento per professionisti. Sì, sì. Quindi...
se voi chiedete a chiunque che faccia qualcosa professionalmente, deve sputare sangue, deve lavorare, ma chiunque, noi facciamo un lavoro finalizzato ovviamente per chi vuol combattere, loro li abbiamo spremuti perché vogliono combattere, è normale che per esempio la sua ragazza che è venuta qua per vacanza la lasciamo fare abbastanza quello che è, gli diamo un'impostazione tecnica, però chi vuol combattere, certo, dal momento che combattere qui è un lavoro, chi combatte qua lo combatte per lavoro, lo impostiamo perché quello che andrà a affrontare è un professionista, è uno che ci campa con questo, quindi devi essere allenato come lui, perché se tu non sei allenato come lui e sali per giocare, qui non si scherza, non è che prendi 3-0, no. Non è che prendi i palloni, qua prendi che ti fanno un po' una faccia così, quindi noi dobbiamo portare i ragazzi e questo loro lo sanno e chiunque è venuto qui lo sa. Io non porto nessuno, se non è preparato cancello il match, non faccio nomi, ma c'è un ragazzo, un ragazzo in gamba italiano che ha tanto talento che è venuto qui e non l'ho fatto combattere, gli ho cancellato il match perché ha mollato negli allenamenti, ha fatto delle cazzate, ma non perché probabilmente qualcuno penserà perché io sono stronzo di mio, cioè è vero, però perché non porto la gente a farsi del male, se non sono sicuro di quello che sta facendo non lo porto, se non si è allenato, se non sono sicuro che è preparato e che l'opponent è fattibile, quindi che andiamo là con delle buone probabilità di vincere, di perdere, ma di fare il match, beh, io per esempio se guardate nel mio camp, guardate la gente che viene dall'Italia, non trovate nessun chicken, cioè tutti quelli che vanno a fare i tie fight, prendono due pugni, vanno per terra o vanno a fare questi match qui, li mandano dall'Italia ma non vengono da me. Io se mi chiamano un opponent per Senchai o per Boacao, se glielo faccio fare perché so che può stargli davanti, per mettergli uno davanti e dirgli you strong, you very good, you can do, vabbè, tu puoi fare, perché so perfettamente che non può fare, ma solo che mi voglio incassare una percentuale della borsa, io non lo faccio. A me se quando mi chiamano così io non lo faccio. C'è stato ultimamente un ragazzo che è venuto a trovarmi che si allenava da me e io dovevo fare con un nome importante, non dico chi perché poi ho capito, io gli ho detto io non ti porto, se vuoi vieni a allenarti, paghi la palestra, ma io non, quel nome lì tu non puoi fare. Lui ha voluto fare lo stesso e il match è finito in fretta e male. Non è, cioè, è facile fare gli abbinamenti eccetera, ma quello non è andare in Thailandia, vado in Thailandia a combattere, faccio questo e poi prendo 20 secondi e vado a casa, magari mi faccio anche male, quello non è combattere, quello qui si dice in gergo è fare il chicken, quindi ti chiamano, cercano un chicken per una superstar, per far risaltare la superstar, noi qui chicken non ne portiamo, non ne facciamo, quando portiamo qualcuno a combattere lo portiamo perché sappiamo che può fare a pari 50-50, certo. Magari a volte 55, rischiamo anche noi, cioè non è che facciamo, però non andiamo mai a fare quei match dove 70%, quindi proprio perché se arriva lì malato, con gli occhiali da sole, l'ha lasciato la ragazza il giorno prima, allora vinciamo, se no se arriva un po', quelli non li facciamo. E credetemi, chi vi porta, chi vi dà quel match lo sa perfettamente, le cazzate che vi dice ve le dice per non so per quale ragione. Spero per incompetenza e non per cattiveria, mi auguro che sia solo sempre incompetenza. Comunque, tornando a bomba, per chi ancora avesse dei dubbi sul fatto che c'è la fortuna c'è, loro sono dei ragazzi fortunati che si sono potuti permettere di venire qua, farsi un periodo, farsi un'esperienza e si porteranno a casa delle soddisfazioni, ma la parola fortuna viene poi cancellata quando parliamo del fatto del lavoro che c'è da fare, cioè sì, sono fortunati ad avere l'opportunità, certamente, ma poi la montagna se la devono scalare loro, poi certo. È certo che hanno l'opportunità perché gli danno le cose, gli danno la possibilità di farlo e loro poi sono anche contenti perché se arrivano in vetta mettono la bandierina e hanno la soddisfazione, ma il culo se lo sono fatto e c'è da farcelo, quindi quando fate una scelta fatela sapendo che, ecco, non fatela con quell'invidia brutta, ecco guardalo lì che culo che c'ha, io a lavorare, minchia, avessi io, potessi andare io, ma non posso perché io c'ho la zia, la cosa, sono tutte cazzate quelle, perché sì, da una parte c'è, ma la possibilità uno se la può creare, il fatto è che poi se vieni qui per fare l'esperienza e stai un tot di mesi c'è anche da spaccarsi il culo, e quella è la parte più difficile ragazzi, perché credetemi, trovare la parte, le ferie, la parte economica alla fine, bene o male, se vuoi li trovano tutti, ma trovare i coglioni e il cuore e la testa per farlo seriamente,
per un periodo medio-lungo, quello è l'ostacolo veramente difficile. Ed è quello che ti dà la soddisfazione, perché ovviamente se poi arrivi al risultato, se poi arrivi a portare a casa dei risultati, sei più contento perché sai quanto valore hanno questi risultati per te. Cioè sai dentro di te, a prescindere da quello che ti dicono gli altri, il vero risultato ce l'hai tu in cuor tuo, perché tu in cuor tuo sai il culo che ti sei fatto, sai i sacrifici che hai fatto e sai che quello che hai ottenuto sul ring te lo sei veramente meritato, non è soltanto la foto, perché poi, ripeto, a venire qua a fare il chicken Che è uno vede facile. solamente l'incontro, poi è Esatto. tutto E mazzo quella è la del parte più CDR. semplice, la parte più dura è l'allenamento. È la parte più semplice per se arrivi preparato. Per arrivare preparato c'è da fare un lungo lavoro, è normale. Va bene, ragazzi, fate i bravi, viva la Muay Thai e non fate come questo qua che rompe i coglioni tutti i giorni, la Tanto manca lasagna, poco. la mamma, la pizza, rosso di sera, Manca eccetera, poco, eccetera. manca. Venite qua, mangiate Thai, fate come quelli che fanno i veri thailandesi, mangi come loro, dormi come loro per Sì, terra, poi stanno 4 giorni, il quinto ospedale. vanno a Mignotte e poi fanno magari il meccino a cazzare, poi mettono la foto e bene che è Vai. fatta, quello è facile ragazzi, viva la Muay Thai, fate i bravi, ciao, iscrivetevi al mio canale, chi se avete visto il video e vi è piaciuto mettete sto cazzo di ditino sotto e iscrivetevi, più vi iscrivete più vi faccio i video, fate i bravi, ciao, viva la Muay Thai, salutate. Ciao. Ciao ragazzi.